Ciao a tutti e benvenuti al nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Questa volta voglio parlare di un gioco che non è per niente nelle mie corde, ma che comunque, visto che è gratis, ho deciso di provare. Infatti, Brodant è un battle royale multiplayer, non so ormai come vengano definiti, insomma, è gratis. Finché non vuoi fare qualcosa di un pochettino più figo che il semplice giocare, e allora devi pagare comprando la valuta in game che ha dei costi di solito spropositati, senza contare che sì, è gratuito, ma già a fianco sulla PlayStation Store c'è una Deluxe Edition con dei contenuti extra già subito disponibili a 60 euro. Quindi effettivamente direi che non è poi così, diciamo, gratuito. Qui possiamo vedere appunto la creazione del personaggio. Tutta la prima parte invece va per creare l'account con un nuovo utente che sia funzionale, e questo già è stato difficile tra quelli un pochettino più fighi, e poi la mail. La registrazione effettiva che ti fa appunto entrare in game, l'unica cosa, bisogna andare a controllare la propria mail e mettere il codice di verifica, perché boh, non so, insomma, come se in un gioco del genere poi ci fossero chissà quali truffatori. Diciamo già che il vagabondo anche qui non mi piace per niente. La sirena è già un maschio. Ma comunque mi fa venire in mente Borderlands, non credo. Essendo basato su Vampire the Masquerade, il gioco, almeno a livello di classi e di tipologie, sembra molto carino. L'unica cosa, appunto, non so quanto possa essere giocabile. Quello che invece è in uscita a metà maggio, mi sembra il 19, dovrebbe chiamarsi Vampire Songsworn o Swansong. Ormai devo andare a controllare perché sono quei piccoli tarli che Vampire the Masquerade Swan Song, quindi al canto del cigno, e non sembra male. Diciamo che è un titolo che non mi aspettavo. Io mi aspettavo Bloodlines 2, che da un secolo che se ne parla e sembrava sul punto di uscire, invece è stato di nuovo posticipato non si sa quando. Ed esce in compenso quest'altro titolo che, almeno per me che non mi informavo più di tanto, sembra apparso davvero dal nulla. E anche questo Bloodhunt, perché sino a un mesetto fa non avevo mai sentito parlare di questo progetto, ed eccolo qua appunto gratuito. Il Sicario non mi sembra male. Il sicario mi ispira. Posso guardare anche i video delle sue abilità. È figo come è vestito. Si basa su delle abilità abbastanza action, come il gioco comunque, che qua te lo fa vedere così. Dai, proviamo il sicario che mi gasa, un Ventrue così. Il titolo, come si vede nella presenza dell'abilità, qua. No, adesso non voglio andare su Discord. Ambientata a Praga, ok, sì. Il concetto che comunque ci sia appunto anche una cosa particolare, adesso vediamo.
Solitario? Posso cibarmi dei civili per ottenere vite. Qua invece praticamente è cooperativo, cioè la squadra da tre. Posso rigenerare i miei compagni. Io Si tratta francamente di una lotta scelgo per la quello. sopravvivenza. Se tu vuoi sopravvivere alla notte, devi armarti. Evita il gas rosso letale in avvicinamento attorno a te. Questo Sfida già non mi l'entità a tuo piace. rischio e pericolo. Cibati di sangue risonante per accrescere il tuo potere. Poveretta. Evita di infrangere la mascherina, o verrà indetta una caccia di sangue nei tuoi confronti. Ti servirà ogni vantaggio possibile. Quindi deve anche Tutta stare la tua attento. abilità e la tua astuzia, e un pizzico di fortuna per ottenere la vittoria. Un pass battaglia per fortuna è gratis, sono quelle cose in coda. Buona fortuna. Ok, stiamo partendo. Vabbè, adesso c'è, si vede che ci sono un bel po' di giocatori, probabilmente già all'inizio. L'idea in sé non mi dispiace, però il fatto che appunto sia un gioco basato su un GDR cartaceo che vanta tra le sue peculiarità essere molto narrativo e politico, hanno quindi fatto uno sparatutto multiplayer. Non capisco. Ci sono alcune cose davvero che quando le guardo non le capisco perché. Non le capisco, cioè, davvero. Infatti, Swansong e Bloodlines 2 mi interessano, mi intrigano perché qua posso scegliere dove mettermi. Mettiamoci lì, totalmente a caso. E insomma, appunto, quei due titoli mi interessano perché sono giochi di ruolo con anche una componente stratificata, dovrebbero almeno esserlo a seconda di cosa. Io voglio il sicario, sì. A seconda appunto di cosa scelgo nella storia, nei bivi, nei dialoghi e poi diciamo che vediamo come giocare. La cosa bella è anche la personalizzazione del personaggio, sia con le abilità che con appunto la razza che si sceglie che ha differenze notevoli tra una e l'altra. Qua invece sì, hai delle abilità d'azione, però già. Io gioco come se fossi sì, sono veramente negato e si vede purtroppo. Purtroppo io sono davvero l'agnello sacrificale. Peccato. Puttana Eva. E 40 su 40, io non ho neanche visti gli altri giocatori. Bello che mi sparava da là.
Sì, no, non è il gioco che fa per me. Peccato, naturalmente, non sarebbe gratis se non fosse un titolo molto competitivo. Quindi chi vuole poi essere più competitivo paga soldi veri. Però devo ammettere che è molto meglio di quello che mi aspettassi. Innanzitutto la verticalità degli scenari, grazie anche alla possibilità. Adesso posso cambiare. Ti sto guardando. Mi riesce a vedere la gente. Vabbè, insomma. A livello di gameplay non mi sembra comunque male per questo genere di giochi. Il fatto che ci siano posti che teoricamente in altri tipologie di giochi non siano facilmente raggiungibili e qua invece scali le pareti è carino. In più il fatto che effettivamente hai una grossissima mobilità con i salti potenziati rende il titolo abbastanza intrigante. Ma si beve la sacca di sangue così. Vediamo se muore cercando di vincere. No, si è riuscito a salvare. La nebbia rossa è un po'. Boh, probabilmente per non far durare troppo le partite ed eliminare quelli che stanno a camperare. Però appunto bisogna essere molto mobili. Io purtroppo sono decisamente statico in questo genere di giochi, quindi preferisco gli sparatutto più classici o gli adventure. La cosa è che al posto dei medikit c'ha i passanti è comunque carina. La mappa, se si ambienta solo a Praga, bisogna vedere se poi ce ne saranno altre, c'è solo questa. Non mi sembra comunque male. Ma per adesso direi abbandoniamo sessione. Perché intanto non ho fatto niente, non sono riuscito a fare manco un'uccisione. E quanti punti esperienze? Devo farne 28.000? Non so, ma non le ho neanche. Così a caso, mi spiace dirlo. Perché, boh, considerando che non li hai visti, poi essendo tutti contro tutti non ha molto senso. Però, vabbè. I tempi di caricamento sono un po' lunghetti perché per essere PlayStation 5 comunque praticamente hanno fatto una città Praga e ti ci muovi liberamente, quindi è bella grossa, divisa anche nei sottosistemi per così dire.
Non male. Devo ammettere che appunto non è il mio gioco, ma anche graficamente, per essere solo una ventina di giga di download, il titolo non è malaccio, non è next gen, non ha, almeno a mio avviso, a vederlo così, effetti grafici stratosferici, però comunque. Cioè, ho giocato di peggio, nel senso Babylon Fall, che teoricamente è un gioco next gen, è stato veramente pessimo. Qui almeno. Boh. No, ho sbagliato io, in realtà. Molto animalesco. Io non vedo mai gli altri giocatori quando appunto vado in giro così. Mamma mia. Vabbè, la gente però non scappa. Non mi dispiace affatto la composizione dello scenario. È molto lugubre anche questa Praga bagnata. Dovrebbero fare come in Borderlands che puoi continuare a sparare. Così almeno puoi cercare di rialzarti. Qui invece, fatto così, muoio davvero in un istante. Perché non riesci a nasconderti. Forse quando giochi con il trio che sei in multiplayer vero, hai la possibilità appunto di farti rialzare da un compagno e almeno quello ti dovrebbe dare un po' di sprint, ma così è inutile, se mi buttano giù sono giù, fine. Tra l'altro il gioco in sé ha anche un set di trofei completo. Non ci credo, figlio di maledetto. Adesso mi uccide lui. Mamma mia, quanto ci mette a rigenerarsi? Ha voluto fare il figo con la mossa. E invece, Madonna, sono veramente negato a
comprendere le meccaniche di gioco. Poi dovrei ogni tanto provare ad usare le abilità. Bah! Almeno ne ho, dovrei aver ucciso uno. Le abilità non mi ricordo minimamente di poterle usare o di volerle usare. Bah! Proviamone ancora una, ma... Forse con le sfide che non so neanche quali siano, un po' di punti li fai, ok. Però effettivamente... Ah, quello è per il pass allora. L'aumento di livello è quello. Ok. Meglio, almeno non sono ancora a livello 1. Però boh. Ho fatto io delle scelte, probabilmente appunto l'uccisione tenendo premuto quadrato, risucchiandoli, non era la mossa più saggia in quel momento. Io ho sbagliato alla grande, se no avrei potuto farne fuori un altro che tra l'altro mi aveva cercato di uccidere. Boh, non lo so, è un titolo che non è nelle mie corde, ripeto, preferisco uno sparatutto più classico, soprattutto con una storia. Questa è alla fin fine una grossa arena, molto grossa, quindi 40 giocatori, comunque ne vedi 2 o 3 prima di morire. Vediamo la stazione che mi incuriosiva. No, qui. Ah, ti ci mette nelle vicinanze... Come vuole lui però. Ok. Continuiamo con lui. Che mi piace, ma non è che sono io bravo ad usarlo. Perché no? No, intanto vediamo, perché sono poi stupido anch'io. Questa viola mi sa molto più potente. Ma devo solo essere io a non fare la fine del topo. Già capito che il 90% dei giocatori si muove sui tetti. È facile arrampicarsi perché basta premere X. Riuscire a vedere gli altri giocatori per me è impossibile. Poi ci sarà la gente in stile occhio di falco che li cecchina da 1 chilometro.
Devo dire che è molto meglio di quello che mi aspettavo. E almeno non ha le richieste invasive di compra al pass o cose simili. Capire da dove sparavano. Sicuramente è meglio di Werewolf, che purtroppo lo vedo sempre in offerta, quindi prima o poi mi sa che lo comprerò per pietà, però potevano farci un gran giocone di ruolo, e invece sono andati a creare veramente una schifezza old e basta, non old school. Ok, lì c'è un sparatorio o qualcosa di simile. Che schifo. Faccio veramente schifo io. E c'avevo anche le armi belle. Morto così. Però sì, non. E questa cosa non mi gada. Durano tanto le ricerche per trovare appunto qualcosa da combattere. E poi. Muori due volte. Mi dimentico sempre di usare i poteri. E sbaglio perché anch'io non sono abituato a muovermi in multiplayer, cioè muovermi in soggettiva. Nei multiplayer dove appunto la gente abile riesce a muoversi, a fare un po' di cose tecniche. Le mie prime partite ed è già tanto. Vabbè, più che altro che non finisce, ti lascio guardare. Non è che mi interessa guardare il resto della partita, eh. Perché sale anche l'archetipo che stai usando, quindi. Ah, ecco le sfide che non guardavo io. Proviamone ancora una. Non è che mi esalta, però si lascia giocare. Giusto per fare questo video un pochettino più lungo e far vedere com'è il gioco e come sono scarso io a giocarci, perché poi effettivamente ho tanti altri titoli, continuo ad avere un backlog, nonostante sia passata una nuova console, ho un backlog sulla nuova console già enorme, in più se continua ad esserci quello delle vecchie console, perché tra qualche offerta in digitale che ho preso e appunto titoli che dovevo ancora finire, titoli che poi ho ricominciato
Andiamo nella chiesa in fiamme. Titoli appunto che ho ricominciato perché ho convertito su PlayStation 5 e purtroppo non era compatibile il salvataggio per poter appunto continuare con i progressi e i trofei, quindi devo rifare tutto da capo. È strano, però è funzionale. Diciamo appunto che nonostante in questi mesi, perché ormai siamo a maggio e non c'è praticamente nessuna vera grande novità per PlayStation 5. Aspetto ancora Stray perché a mio avviso ah, che carina. Questo l'avrei dovuto scoprire prima con non ha finito. Con R3 faccio lo scan. La chiesa è davvero in fiamme, non è che è una chiesa bruciata tempo fa, è una chiesa che brucia tuttora. Bella, comunque l'illuminazione non sarà di nuova generazione, ma è funzionale, dà appunto un bel design al gioco. Un colpo d'occhio notevole. Così, in realtà non ne avevo bisogno perché non aumenta la vita. Sto girando un po' in tondo. Ok, lì ci sono delle sparatorie, però non vedo da dove. Quello dovrebbe essere l'obiettivo missione, forse. Non ho capito ben bene le regole, mi ci sono tuffato un po' troppo presto senza capire dove fossero appunto le sfide, le missioni per salire di livello, perché poi non è solamente... Sono incapace, davvero. Colto di sorpresa, ma niente, niente. Ultima occasione. Peccato che io sono l'ultima occasione di me stesso. Sotto? Dov'è? Non capisco. C'era. Ma
Insomma, essendo gratis, anche voi provatelo. Magari se siete sicuramente più bravi di me a giocare, vi divertite. Avrei preferito forse un multiplayer più contenuto con partite, per così dire, più intense. Qua io perdo un sacco di tempo a cercare il mio nemico, per così dire, qualcosa. Quello è semplicemente per la cosa di sangue. Non ho più nemici, cioè non so dove siano, io continuo a girare. Non so dove cazzo sia. Tanto l'arma fa definiti colpi. Inutile. Sono proprio incapace io. Fine. Vabbè. Mi piazzo davvero verso il basso della classifica. Non sono proprio ultimo, però. No, arrivare lì al livello 2. Dai, facendo ancora una partita. Devo giocare 450 minuti, ma sei matto? Tra 4.000, sì, la ricompensa è quella, dai. Mettiamoci in coda per morire. Più che altro è perché appunto fosse intenso che vieni spazzato via subito, ma forse alla Fortnite, non sono esperto di appunto giochi, andare a cercarselo, girare, poi non sai bene da dove incominciano a spararti, non mi gasa, preferisco le cose un po' più chiuse e soprattutto le cose a squadra, perché io da solo contro tutti faccio veramente pena. In squadra almeno posso aiutare. Essere un minimo di supporto. Mettiamoci lì, vediamo. Mi piazzo sempre così ai bordi. Ci dovrebbe
dovrebbero essere un bel po' di giocatori dietro di me, che poi naturalmente si saranno già mossi chissà dove. Fucile da cecchino, io volevo com'è che ci arrivo? Non capisco come entrarci, vabbè, andiamo oltre, andiamo qui. Dietro di me. Fucili così non mi piacciono a me, perché appunto ci metto già un casino a prendere la mira. Anche a salire. Vediamo com'è quest'arma, sarà una schifezza. Non ci credo. Tanto si rialza prima lui e mi uccide. Ma dai. Madonna. No, non mi piace questa cosa. Ma fammi sparare anche a me, fammi rispondere. No, eh? Bah. Triste. Sono scarso io. Però devo dire che la mappa è molto bella, mi piace. L'atmosfera desolata, però poi i vampiri armati di fucili che si rincorrono per la città sparandosi. No, ho sbagliato, pensavo fosse un giocatore. Poi vabbè, hanno delle animazioni agghiaccianti. Dai, uccidimi. E l'altro l'ha ucciso, ma che cose buffe. Mai? Forse riesco a scappare? No, mi insegue. L'altro direi che comunque il gioco è cross play tra PC e PlayStation, e quelli PC direi che stanno facendo una strage. Ma è giusto così, perché di solito con mouse e tastiera ti muovi molto meglio. Boh, probabilmente poi anche salendo di rank ci sarà qualche potenziamento, ma vediamo se almeno adesso
facendo fatto la sfida passo di livello. Sì. Almeno questo. Vediamo. No, questo non ancora. La sfida l'abbiamo fatta, infatti. Mancano quelle sfide lì che però sono eccessive. E c'ho il vestitino che naturalmente per un ragazzo è inutile. Però vabbè, torniamo all'Elysium. Sì, Buongiorno. no. Ah, ok, per l'omino te lo dà. Le cose per la tag in game. Questo invece è solo premium il livello 2, quindi già se vuoi devi pagare. Eccoci qui che. Una buona serata a te. Ah, c'è un po' di questo, ok, ci sono, ma. Oh, eccoti qui. Bruttarello. Queste sono monete. Acquista il pass di battaglia. Voglio vedere. Compra per quella cifra lì che io non ho. Però sono appunto soldi, personalizzazione del corpo, sfide, ok, le quest. Ok, dai, c'è sta cosa delle quest che ti fa un po' fare delle missioni secondarie, un po' come quelle probabilmente di Marvel Avenger, che ti fanno girare per le zone. E anche quelle di Destiny, facendoti fare poi alla fin fine cose abbastanza semplici. Boh, devo dire che come primo impatto non è il massimo, cioè almeno per me che non ci so giocare, poi a livello funzionale non è male. È gratis, quindi ci si può giocare un po'. Non mi esalta, non ha appunto quell'incipit da gioco di ruolo che secondo me un gioco su maschere dovrebbe avere. Preferisco allora i titoli narrativi che erano usciti sulla PlayStation 4, che alla fin fine erano una sorta di visual novel ed erano però molto intriganti come atmosfere. Boh, farci uno sparatutto multiplayer mi sembra proprio quella scelta perché è una moda e al giorno d'oggi ripaga con gli acquisti in game, però non mi sembra poi la cosa più adatta per Vampire The Masquerade, in cui appunto dovrebbero nascondersi il più possibile dagli umani senza fare sparatorie in mezzo a una città utilizzando poteri soprannaturali e uccidendo a mamma tutti quanti. Boh, insomma, il gioco è così. Io, come avete visto, sono negatissimo proprio a giocare e perciò mi sa che lo accantonerò. Ho tante altre cose da giocare, alcune anche qui farò ancora dei nuovi video da postare sul canale. Mi raccomando, date un'occhiata anche al blog imperodelletenebre.blogspot.com, dove pubblico anche altri tipi di contenuti, unboxing, foto, recensioni, cose tra virgolette personali che scrivo. E quindi io per adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video.